Pensavo che tu non contrasti le leggi dell'universo, Interessante, giusto? ma semplicemente possiamo dire, Sappiamo manipolare le ecco, energie. beh. Qui gli apporti che vi vengono donati e tutta la materia in genere, prima di essere materia consolidata e concreta, è energia. E l'energia è vibrazione. Questo vi è stato già detto, però è bene ribadire certi concetti in quanto tutto poi diventa più chiaro. Poi, negli apporti, quando noi dobbiamo trattare materia organica, dobbiamo usare certi accorgimenti. Ricordate, Rolanda e altri, la piccola tartaruga? Doveva essere una colomba inizialmente e tutti sentirono lo sbattere di ali, ma se avessimo continuato nella materializzazione, essendo la colomba un animale, un essere, perdonate, a sangue caldo, non sarebbe sopravvissuta al processo di rimaterializzazione, capite? Vi è chiaro il concetto di come operiamo? Vitaliano, hai compreso bene? Sì, grazie. È importante, perché Molto. altrimenti per voi resta tutto un mistero, tutto un qualcosa di incomprensibile, vero? Certo. Bene. Scusa Alexander, Ti volevo ascolto, chiederti, certo. questo elemento, questo meteorite che tu mi È hai una frazione, dato, un piccolo frammento di sì, è meteorite. vero, è presente sulla Terra? Dopo la caduta, sì, Sì, no, certo. prima. Ah no, certo, viene dallo spazio. Ho capito, dico, ma gli stessi elementi Oh, che... certamente, nei meteoriti si riscontrano molti elementi che sono sulla Ah, Terra già. ecco, questo volevo sapere. Grazie.